Perché il fascismo, per bocca di Mussolini, diceva che è meglio uno squadrista che 10 filosofi. La polemica contro i professoroni. Perché dentro il fascismo ci stava di tutto, il contrario di tutto. Per cui è difficile dire. Qual è l'ideologia del fascismo? Perché se noi andiamo a leggere la voce fascismo dell'enciclopedia Treccani, niente male, no? Che è scritta da Mussolini, Gentile, Gioacchino Volpe, per cui andiamo bene. Se andiamo a leggere quella roba lì, impariamo da Mussolini che il fascismo è soprattutto azione, pragmatismo. Il che per noi che lo leggiamo oggi inserisce il fascismo, diciamo, nell'irrazionalismo di fine 800. Sorel, che era un socialista, fatto tradurre in italiano da Benedetto Croce. Se leggiamo invece il lungo pezzo sul fascismo scritto da Gentile, sempre in quella voce, impariamo che il fascismo è l'inveramento del liberalismo ottocentesco, per cui un liberalismo ottocentesco molto più hegeliano che locchiano. È la storia dell'idealismo meridionale italiano, no? I liberali italiani, Francesco De Sanctis, molto più che Cavour. Ecco. Se leggiamo Gioacchino Volpe ci spiega che l'Italia è un paese che è stato sostanzialmente da sempre teso a diventare una potenza e quindi il fascismo è il compimento di un processo storico. Se poi invece andiamo a leggere un'opera che non è brutta, ma insomma è molto meno accademica dell'Enciclopedia Treccani, come il Dizionario di Politica dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, pubblicato dal 1940 fino al 1942, che non era male, certo era fascista proprio apertamente, e lì vediamo che quando si parla della dottrina del fascismo si dicono cose completamente diverse. E si dice no, il fascismo è essenzialmente mussolinismo, il fascismo vuol dire obbedire a Mussolini e poche storie. Allora, dentro il fascismo c'era tutto il contrario di tutto, sotto il profilo artistico, sotto il profilo culturale, intellettuale, c'era Pirandello e D'Annunzio, cioè delle cose che non stanno insieme. E qui il fascismo è molto più figlio delle contingenze che di una volontà di applicare una dottrina. Al contrario, il comunismo è figlio delle contingenze perché se deve prendere il potere, se non ci riesce ti saluto, per cui ci vuole qualcuno che sappia fiutare come si fa a prendere il potere. Però poi lì c'è precedente un complesso apparato intellettuale che ha la pretesa di spiegare come funziona la storia, come funziona l'economia, come funziona la politica, che cosa si può fare, che cosa non si deve fare. Che poi venisse completamente o quasi completamente ignorato e trascurato è un'altra storia, però c'era. Il nazismo è a metà fra le due cose. Il nazismo è molto meno complesso del comunismo sotto il profilo ideologico, però un nucleo forte della sua ideologia c'è, che è il razzismo biologico. Cioè, a quello ci credevano davvero. I fascisti non credevano a niente, o credevano a tutto, o ciascuno aveva il suo fascismo. E alla fine è vero, il fascismo era dar ragione a Mussolini. Alla fine è vero. Pensate in architettura che cos'era il fascismo. Pensate che al tempo stesso quello che fa questa architettura razionalistica fa il concordato con la Chiesa Cattolica. Pensate che quando il fascismo porta l'Italia in guerra, fino all'ultimo minuto,
gli uomini della strada non sapevano se saremmo entrati dalla parte dei francesi o dalla parte dei tedeschi. Era estremamente più casuale e, curiosamente, il fascismo era l'unico dei tre regimi che affermasse di se stesso di essere totalitario, parola che i comunisti non avrebbero mai accettato, perché i comunisti dicevano semplicemente: noi siamo comunisti, totalitario sarai tu, noi siamo comunisti. I nazisti vietavano l'uso della parola, adoperavano la parola totale solo per indicare la guerra totale. Ma lo Stato non era uno Stato totale, vietato, lo Stato era lo Stato del popolo, che la parola chiave lì era popolo, non era né Stato né totale. Solo il fascismo parlava di se stesso come di un regime totalitario e come regime totalitario però, curiosamente, finiva per indicare come totalitarismo una sorta di pensiero in cui il tutto era lo Stato. Stato che invece era assolutamente maltrattato concettualmente dai comunisti e dai nazisti, nei quali regimi, comunisti e nazisti, lo Stato era una realtà inferiore. La realtà superiore era il partito. Cioè tu contavi qualche cosa se eri il capo del partito. Voglio dire, quando Stalin era il capo del partito, qualcuno di voi mi dica chi era il capo dello Stato. Non lo sapete, ve lo dico io, Kalinin. Chi comandava in Russia, in URSS? Stalin, ovviamente. No? E certo, poi c'erano dei momenti, quando ne aveva voglia, prendeva anche Stalin il titolo di capo dello Stato. Di questi giorni, il partito che si riconosce nello Stato. Ecco, allora, lo Stato è meno quello che conta. Cioè, la totalità è in mano al partito, alla parte. C'è una parte che è dotata di un'ideologia grazie alla quale capisce qual è il vero problema da risolvere e lo risolve con le cattive. Il vero problema è una parte che lo capisce e lo risolve in modo tale che, una volta che il problema è risolto, si formi un tutto compatto, non più percorso dalle fratture, dalle contraddizioni che hanno funestato la storia dell'umanità. Ovviamente per i nazisti il problema sono gli ebrei, poi è più complicato perché anche se non ci fossero gli ebrei, in ogni caso il destino dell'uomo è la guerra, ma insomma, però c'è il problema degli ebrei, quello è il problema. Ecco. Per i comunisti il problema è il modo di produzione capitalistico, cioè l'appropriazione privata del plusvalore socialmente prodotto, ecco, non è che non volessero essere industrializzati, volevano, solo che non volevano appunto che il plusvalore socialmente prodotto venisse appropriato da una parte sola, cioè dai borghesi, che in ogni caso dicevano è irrazionale, la razionalità del capitalismo borghese è irrazionale, solo noi possiamo far funzionare in modo razionale la macchina industriale messa in moto dai borghesi. Loro se la vedranno distruggere nelle mani, dalle loro stesse interne contraddizioni. I fascisti si accontentavano di meno. Sì, l'idea era l'Italia deve essere una grande potenza. Disgraziatamente ci hanno creduto. No, cioè, una cosa è bleffare, una cosa è credere al proprio bluff.